vittorie importanti per 4 delle 6 squadre che lottano per la promozione nel campionato di prima categoria Girone B. Vince ovviamente il San Nicola da Crissa nel confronto interno contro il Real Pizzo, un 4-1 abbastanza chiaro sulle condizioni della squadra capolista, che resta a 4 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Seconda in classifica che si conferma la Virtus Rosarno. Virtus Rosarno che è stata capace di andare a sbancare il campo del Borgia, riuscendo a recuperare ogni volta lo svantaggio. Due volte in vantaggio la squadra di casa dei mister Fioretti e per due volte raggiunta, che poi addirittura viene sorpassata dalla squadra regina, che resta in seconda posizione e allunga appunto a 5 punti tra la terza in classifica. L'altra squadra della zona alta della classifica, il Chiaravalle, si sbarazza facilmente del Martelletto Settigiano con una doppietta di Zaffino e un terzo gol per il 3-0 finale, e vince anche le Città di Guardavalle, ma in questo caso l'impegno era abbastanza agevole, 6-1 contro l'ultima della classe, la Nuova Valle. Pareggia invece il San Calogero Calimera, che viene fermato dalla voglia di rivalsa del Real Montepone, che non può permettersi più di perdere ulteriori punti visto che ormai è impelagato nella zona bassa della classifica e deve cercare di evitare i play-out, anche se stante così la situazione in classifica sarà molto difficile, perché sono 4 squadre nello spazio di 3 punti, addirittura 5 e 6 nello spazio degli altri punti, di 3-4 punti successivi, e quindi definita abbastanza bene la zona alta della classifica con le squadre che attualmente si contendono la zona play-off tra Virtus Rosarno, Borgia, Chiaravalle e San Calogero. Da precisare che in questo momento la Virtus Rosarno sarebbe ammessa già alla finale, e a disputarsi l'unico playoff sarebbero proprio due squadre della Catanzarese, Borgia e Chiaravalle. In coda vince la Real Mileto, vince l'Academy Girifalco nella trasferta di Badolato, perdono invece Martelletto Settigiano e pareggia il Real Montepone. A questo punto la situazione in classifica vede la Nuova Valle sempre più lontana, dai 8 punti di distacco dalle penultime, che sono Academy Girifalco e Real Mileto, e poi a seguire Martelletto Settigiano e Real Montepone. E qui bisognerà aspettare ancora le ultime partite, ben 4 che restano da doversi giocare sin da domenica prossima. Ricordiamo, la prima categoria non riposa per il torneo delle regioni e quindi va avanti fino alla conclusione della 30ª giornata che sarà giocata esattamente il 14 di maggio.